Ciao Ninna, oggi sei proprio bella, anzi, bellissima! E adesso mettiamo questo fantastico bigliettino nel diario di Ninna. Vediamo un po' dov'è. Eccolo qui, il suo diario segreto! Aspetta, ma io non me lo ricordavo così il diario di Ninna. Forse ho sbagliato banco. Ah no, è questo il diario di Ninna. Forse non è nemmeno questo. Ah, ma come faccio a non ricordarmi in quale banco si trova Ninna? Destro-sinistra. Ma non ci posso credere che non mi ricordo qual è il suo diario. Devo cercare di capire in quale banco si trova Ninna. Questo? Lei sta così? Oppure questo? E lei sta così? No. Il diario giusto è questo. Vabbè dai, prima di mettere il mio bigliettino d'amore posso anche sbirciare un pochino. Tanto è della mia ragazza, no? Vediamo un pochino. Mettiamo qui il biglietto. E... ma cosa c'è scritto qui? Caro Diario, mi sono innamorata di Alex. È così bello, ogni volta che lo vedo in classe mi emoziono. Aspetta un attimo, ma com'è possibile? Ninna non è innamorata di Alex? Diciamo che il bigliettino glielo consegno dopo e questo me lo porto con me senza farmi beccare. Ciao Matti. Ciao. Matti? Vuoi venire a giocare con noi? Adesso devo andare a fare un pipì stop, scusa. Ma Matti? Nel bagno dei maschi Ninna non mi potrà trovare. Iniziamo a leggere questo diario segreto. Spero davvero di non trovare altri segreti brutti. Caro diario, oggi è proprio... una bella giornata. Infatti dopo andrò a mangiare il gelato con... che schifo, ma chi è? Con la mia migliore amica. Vabbè, questa pagina è normale. Caro diario, ho un grosso... questo era più forte. Non so come vestirmi. Ho comprato... che schifo, ma chi è che sta facendo tutte queste puzzette? Ok, devo continuare a leggere. Ho comprato un maglione giallo, ma il giallo non mi sta... basta! Ciao Matti! Ciao Ninna! Come va? Bene, benissimo! Hai studiato per l'interrogazione? Sì, però forse devo ancora ripassare un pochino. Tutto bene, ti vedo un po' strano. Ma certo, tutto bene! Invece tu che ci fai qui? Sto andando in classe. Allora meglio che tu vada, sta per suonare la campanella. Va bene, a dopo. A dopo, io devo andare a fare un pupù stop, quindi non aspettarmi. Ok. Non aspettarmi proprio! Per fortuna ho salvato il mio diario e posso continuarlo a leggere. Ancora? Ma che schifo! Che schifo! Ah, adoro fare colazione con fagioli e peperoni. Ma cosa è strano? Non capito. In questa stanza non c'è nessuno e non c'è nemmeno puzza di puzzette. Però la sicurezza non è mai troppa. Quindi mi metterò questo per nascondermi. Adesso nessuno potrà trovarmi. Vediamo un po' che cosa c'è scritto. Eccola, questa è interessante. Ma quanto sono buone le carote. Le adoro. Ma che senso ha? Ma poi non è vero, a Ninna non piacciono le carote. Vabbè, vediamo un po'. Questa l'ho già letta. Questa non mi interessa. Ma dove sono le pagine che mi servono? Cosa? Caro diario, sai che il 10 dicembre Ninna e Matti faranno un bellissimo spettacolo a Sant'Antonio Abate in provincia di Napoli? Devi assolutamente venire con me. Non puoi perderti questo spettacolo meraviglioso. Hai proprio ragione. Il 10 dicembre ci sarà l'unico spettacolo concerto di Ninna e Matti. Non potete assolutamente mancare. L'ingresso è gratuito e canterà le nostre fantastiche canzoni con degli ospiti speciali. Sì, però adesso torniamo a cercare qualche pagina di Ninna con il suo ammiratore segreto. Ninna, comunque ti volevo ringraziare per l'altro giorno quando mi hai prestato la merenda. Sai, avevo una fame da lupi. Mi sono incontrato con Pippo e ci siamo messi a fare delle ciambelle giganti. Ho messo la crema, ho messo la Nutella, ho messo la crema. Sì, Marco, davvero molto interessante. Però ho dimenticato una cosa, devo andare a prenderla. Tu continua pure avanti. Ok, d'accordo, ciao Ninna.
Ma quanto ci vuole? Sono sicuro che hai scritto qualcosa riguardante lui. Questa nemmeno. Matti? Ciao Ninna. Che cosa stai facendo sotto quel telo? Stavo leggendo il nostro libro. Ho creato ambientazione, capito? Era tutto più tenebroso. Sei sicuro? Sì, vabbè, però adesso vorrei finirlo. Sono arrivato all'ultimo capitolo di Emergenza Colori. Sì, ok, va bene. A dopo, eh? A dopo. Non tornare! Danny? Ma cosa vuole ora? Pronto, Danny? E io? Ecco... Matti, devi tornare subito qui! Dove sei tu? Matti, devi tornare subito qui! Non puoi capire cosa hanno visto i miei occhi! C'è Ninna che si sta baciando con Alex! Cosa? Ninna e Alex si stanno baciando? Arrivo! Arrivo subito! Prima devo andare a mettere a posto il diario, però! Fatto! E adesso andiamo in palestra! No, non è qui! Non mi ricordo dov'è la palestra! Ninna, sto arrivando! Ninna! Ciao Matti, eccoti! Dai, era uno scherzo. Ecco, grazie allo scherzo adesso sei qui con noi. Ah ah ah, molto simpatici. Ma vi sembra il momento di fare uno scherzo per caso? Comunque sì, gioco. Eccomi, ci sono. Oh, Matti, eccomi qui. Pronto? Pronto. Ma perché Matti? No, 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 Matti, in questo gioco non si schiaccia. Ah, non devo schiacciare. Oh, ok, va bene. A me. Vieni, Matti. Matti, ma perché? Basta! Ah, scusa Alex, non l'ho fatto apposta. Ragazzi, ragazzi, ma che ne dite di cambiare gioco? Quale, Matti? E giochiamo a palla avvelenata. Allora, pronti? Vai! Attento Alex! Ora tocca a me! Mannaggia! Ah sì? Vuoi tirare tu? Sì! Vuoi tirare tu? Sì! E invece tiro io! Matti, ce l'hai con me oggi? Che bello che c'è la liberazione! Ora possiamo riposarci un pochino, è vero? Anzi, vi devo far sentire una cosa! L'avete sentita la nostra nuova canzone, Ninna Ninna? Certo! La possiamo ascoltare anche adesso? Oh sì! Sei al sicuro, questo buio scuro non conta più! È bella? Sì! È davvero dolcissima! Sapete, la canteremo anche al nostro il 10 dicembre. Bella questa canzone, vero? Uh-huh. L'ho scritta io ed è dedicata a Ninna. Oh, grazie Matti. Aspettate ragazze, ma che ore sono? Oh no, è tardi, dobbiamo andare a ripassare per dopo. Sì, dobbiamo correre. Scappiamo, andiamo. Andate in classe? E io come faccio a prendere il diario ora? No, devo arrivare prima di loro. Classe! Scusate, io torno dopo. Ok, Matti, a dopo. Devo trovare un altro modo per prendere il diario. Ragazzi, uscite, devo pulire la classe. No, stiamo studiando, non possiamo uscire ora. Continuiamo, ragazze. Ci fate ancora qui? Avanti, uscite, devo pulire questa classe, un macello, non lo vedete? Oh, andiamo ragazze. Oh. Arrivederci. Via libera. Ci siamo. E ora diario, arrivo da te. Grazie bidello. Io controllo che non arrivi nessuno. Diario, sei qui? Appuntamento? Di che appuntamento sta parlando? Se Ninna ha un appuntamento, sicuramente sarà scritto nel suo diario segreto. Vediamo dov'è.
Forse qui? Forse qui? Aspetta, aspetta, aspetta. Eccola! Caro diario, oggi incontrerò Alex nel corridoio. Sono emozionata. Forse gli piaccio davvero? Lo sapevo, lo sapevo! Oh, no, no, stanno rientrando, stanno rientrando. Vado, fammi nascondere. Nessuno se ne deve accorgere. Ok, le mani giù. Finalmente. Pulita e splendida. Arrivederci. Saranno una bellissima coppia. È vero, stanno benissimo insieme. Oh, sono felice per loro. Andiamo. Sì. Tu verrai con noi. Sì, non fiatare. Oh, ma che cosa succede, Ninna? Non provare a inseguirla. Nessuno può battere la mia squadra di rapitori. Sputa il rospo. Esatto. Ninna, devi dirci qualcosa? Che cosa sta succedendo? Parlami del tuo appuntamento in corridoio. Appuntamento in corridoio? Cosa? Non mentire, ormai so tutto, giusto ragazzi? Sì. E dimmi un po', con chi ti dovevi vedere? Con nessuno? Che cosa stai dicendo? Ah, e dimmi un po', non dovevi vederti con Alex? Con Alex? Ma che cosa vi siete inventati? Samantha ha un appuntamento con Alex, non io. Cosa? Infatti ora sono in corridoio insieme. Allora, il diario segreto non era di Ninna, era il diario di Samantha. Il diario giusto è questo.